Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben ritrovati da Luca Nobili ed Elena Lazzaretto. Di pianeti extrasolari ne conosciamo a centinaia, ma quasi tutti si trovano in condizioni così estreme da rendere difficile il loro studio. Ecco perché le ultime scoperte su Corona 9b sono state una gradita sorpresa. Il pianeta, un gigante gassoso, gira attorno alla sua stella seguendo un'orbita circolare e la sua temperatura superficiale registra variazioni minime. Questa mancanza di eccessi, unita alla sua composizione chimica, per lo più idrogeno ed elio, rende Corona 9b simile ai pianeti giganti gassosi del nostro sistema solare. Sentiamo Mauro Barbieri, tra i ricercatori italiani impegnati nello studio. Il pianeta è molto importante perché non subisce effetti di riscaldamento considerevoli da parte della propria stella. Dal punto di vista del raggio assomiglia a quelli che sono i pianeti del sistema solare, perché non subisce appunto questi effetti di riscaldamento che per tutti gli altri pianeti in transito a corto periodo invece creano problemi dal punto di vista della compressione di come sono i loro interni, perché sono molto più gonfiati di quello che sono i pianeti del sistema solare. Corona 9b non subisce quindi effetti di gonfiamento e sarà molto più facile da studiare rispetto agli altri pianeti extrasolari. Ricordiamo che stiamo pur sempre parlando di un gigante gassoso, non è quindi il posto migliore dove andare a cercare la vita. Questo pianeta non potrebbe ospitare forme di vita perché è un pianeta gigante ed è tutto gas, quindi non ci sono superfici solide, quindi ci possono essere forme di vita come noi le intendiamo. Tuttavia, se questo pianeta ha dei satelliti che eventualmente possono essere grandi anche come la Terra, potrebbero a loro volta ospitare delle forme di vita, ma noi stiamo solamente speculando l'ipotesi dell'esistenza. Eventuali osservazioni future potrebbero dire se ci sono o meno satelliti intorno a questo pianeta. Un gruppo di scienziati accusa il pianeta Nettuno di un fatto increscioso. Questo gigante di gas, in un lontano passato, potrebbe avere letteralmente inghiottito un pianeta roccioso ed essersi appropriato della sua luna, quella che oggi chiamiamo Tritone. Un primo indizio a favore di questa ipotesi è che Tritone percorre la propria orbita al rovescio, nel senso che mentre Nettuno gira su se stesso in una direzione, Tritone gli ruota attorno nel verso opposto. È un fatto insolito che porta a pensare che questo satellite non si sia formato intorno a Nettuno, ma che sia stato catturato in un secondo momento. Altro indizio è che Nettuno irradia una certa quantità di calore, molto modesta, ma più di quanto non faccia il suo cugino Urano, che è simile per massa e composizione. Questo calore potrebbe essere il residuo dell'energia generata dall'impatto con un pianeta paragonabile alla Terra, che Nettuno avrebbe poi inglobato, facendolo scomparire. Questo scenario sembra fantasioso, ma è in accordo con altre teorie che provano a ricostruire il passato del Sistema Solare e in particolare quello dei pianeti giganti gassosi. Dallo scontro di due delle tante lune del pianeta Giove si sarebbe formato un nuovo tenue anello. Non è chiaro se questa striscia di rocce frantumate circondi per intero tutto il pianeta chiudendosi su se stessa o se sia soltanto una scia. In ogni caso, si tratta di qualcosa che si è formato di recente, perché nel 2003 la sonda Galileo non aveva osservato nulla di simile. In compenso, si sono perse le tracce di una piccola luna, scoperta nel 2000. La luna scomparsa potrebbe essersi scontrata contro Himalia, un'altra luna di 170 km di diametro, sbriciolandosi e andando a formare questa scia, o presunto anello, osservato dalla sonda New Horizon. Nulla sparisce senza lasciare traccia, nemmeno nello spazio. E con questo è tutto dalla redazione di Urania, una buona continuazione. Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.celoblu.it.